ma succhia praticamente del, si ciba attraverso piccole radici delle piante, uova degli insetti. L'adulto non si attacca mai per fare il pasto di linfa, diciamo, di questa miscela di linfa e miscela proteica, non si ciba del, non si attacca ai parassiti. L'adulto si attacca solamente alla linfa. Fa parte appunto della famiglia delle trombicole e sono piccoli insetti rossi simili appunto a granelli di sabbia. Sono molto pelosi, questi si può vedere bene, sono molto pelosi e all'inizio sono esavoli, poi diventano otto zampe a fase di adulto. A differenza delle zecche, hanno al posto del rostro, che è pungione, hanno invece lo stilostoma. In più hanno due spazzolette che servono per pulire la parte che vanno ad attaccare i cheliceri. Ma se la pulisci? Se pulisci prima la parte. Poi lavamo i piatti prima. È maggio ottobre, come ho detto, quindi ungulati, parassiti cinghiali, cervi di manto uomo. Si nutrono circa 3 giorni. Causando appunto delle irritazioni rosso-violacee che poi dopo vedremo. I piedi, la schiena e le zone intorno al bacino. Piedi, schiena, la parte interna del ginocchio, la parte interna del ginocchio, dove c'è la pelle più soffice, lì lo attacca sempre. Quindi zone più soffice della pelle. E zone costrette, dove ci mettiamo un laccio, dove tiriamo, dove c'è un elastico. Le zone più strette gli piace molto la trombicola. Quindi abbiamo detto che sono acari, la famiglia appunto delle trombicule, e parassitizzano diversi animali, anche roditori, animali domestici, quindi anche il cane, il gatto, e gli piace anche l'uomo. Le zone da noi, per notizia, molto ma molto infestate da trombicola autunnalis, la zona diciamo più infestata di tutti è le zone di gubbio, boschetti bassi di padule, branca, quelle zone lì. Quelle le zone, sono le zone più infestate da trombicole. E lo dico perché ogni volta che si va lì, non solo io, tante altre persone, si vedono i giorni successivi tutte queste punture di insetti. Ti è capitato mai? No. Stavo ragionando, forse mi è capitato, non mi ricordo se le stai risposto 2 anni fa. Però non era andare a fumi quel periodo. Fare passeggiare. Cioè, questi sono molto dietro i ginocchi, soprattutto. Esatto, dietro i ginocchi, come ti dicevo, dietro i ginocchi. C'è le belle. Però non è stata la gran cosa, Vabbè, 3-4 giorni. Un giorno, 2 giorni. Però te pizzica, te gratti. Il problema è che può sorgere l'infezione a seguito si gratta, no? Ok, quindi bisogna stare attento soprattutto per queste parti che possono diventare infette. No, vedi la foto. Allora, si nutre di fluidi tessutali. Fluidi tessutali e del tessuto cutaneo digerito dalla saliva che distrugge le cellule. Quindi saliva citolitica. La saliva fa tipo un mix, una miscela, e poi una volta che ha miscelato il tutto, che ha solubilizzato il tutto, la succhia attraverso una cannuccia che è chiamato stilostoma, che poi dopo lo vedremo. Quindi l'effetto che ci dà noi, che l'effetto diciamo del prurito, la zona rossa intorno alla puntura dell'insetto, è data appunto da questa saliva, okay? Da questo corpo esterno, quindi è un antigene che ci scatena in noi un'azione antigene-anticorpo all'interno dell'organismo, procurando questo alone rossastro intorno alla puntura di questo acaro. Chiaro per tutti? Naturalmente possono darsi nel luogo anche delle vesciche molto molto pericolose, come si è verificato, adesso vi faccio vedere anche delle immagini che possono lasciare anche il segno queste vesciche anche negli anni successivi, okay? Perché sono molto abbastanza grandi come diametro, naturalmente nei soggetti che non sono allergici. Se c'è la puntura di insetto, uno si lava, dopo qualche giorno, al massimo una settimana, scompare tutto. Però i soggetti sensibili, con una cute delicata, no? E sono già magari stati sensibilizzati gli anni precedenti, può scatenare una produzione abnorme di vesciche, anche molto grandi. Adesso le vediamo, man mano vediamo avanti. Quindi l'uomo si infesta quando lavora o staziona nell'erba bassa, una bassa vegetazione,
un po' come le zecche, solamente a differenza delle zecche queste si muovono molto rapidamente, corrono, sono molto molto veloci, un po' come il ragnetto degli avanzali. Avete visto mai il ragnetto degli avanzali come corre? Queste ancora sono ancora più veloci e sono molto molto piccoli. Ti è capitato primo? Io non ho giocato mai a casa. Ti è capitato? I ragnetti rossi. Domande fa delle bulle, eh? Quindi una reazione antigene anticorpo, l'antigene in questo caso è la saliva che praticamente rigurgita sulla pelle l'acaro, ok? E provoca una reazione antigene anticorpo formando questo alone rosso violaceo e questa vescica quando Una domanda, che ti intendi di chimica? Io un po' di chimica mi intendo, un po'. Lo zolfo, sì. Si può legare con quelle altre sostanze di origine naturale che si usano in quegli unguenti contro le zanzare? Bisogna vedere che composti sono. Bisogna vedere che composti sono, in che stadio sono. Allora bisogna vedere un attimo che composti sono per vedere se si può legare. Se si può legare, dopo non c'è più efficacia. Se uno mette magari lo zolfo con una calendula, ma c'è l'alcol, bisogna vedere se lo zolfo è ancora libero o se si è legato. Se si è legato non reagisce più, non è più efficace dopo. E c'è effetto solo contro queste trombicole? Solo contro le trombicole. Un'altra cosa gli fa niente? Le trombicole in modo particolare. E lo zolfo non c'è in commercio? Io ho fatto tanti giri, ho diversi giri in farmacia, case farmaceutiche su internet. Infatti avevo pensato di farlo io, di fare un brevetto oggi, dico quasi quasi. Quasi quasi mi è venuta l'idea, sarebbe da fare un prodotto specifico repellente antitrombicola da spalmare, da spruzzare sia sulla parte esterna dei vestiti che sulle gambe, sui bracci, innocuo, no? Però sarebbe da fare perché comunque è un'infestazione importante. Questo secondo me è ancora più importante della zecca e della vipera come pericolo, la trombicola, soprattutto per i periodi caldi. Caldi umidi, alla trombicola gli piace molto il caldo umido, come questi giorni qua, in cui c'è il caldo, c'è l'afa, e soprattutto in periodi diciamo estivo-autunnali, nei boschi bassi dove c'è molto caldo e molta umidità, okay? E i boschi, quelli della zona di Gubbio, sono molto infestati, ve lo dico per esperienza, che ogni volta che si va lì... A Genga si sta meglio. A Genga, però bisogna vedere dopo, perché ci sono delle zone dove ce n'è poche e delle zone ce n'è tante. Quella sono un po' di più lì, c'è l'acqua sulfurea. C'è lo zolfo, se va a fare le cure prima. Se fa le cure, si può sapere cose. E poi lo funghi, certo, sì. Fai la doccia, no? Quindi il medico certe volte è importante che le sa queste cose. Non le sa apposta, lo diciamo, magari sarebbe fare anche un corso al pronto soccorso, no? Magari sarebbe, ecco, un attimo che si renda conto che chi frequenta comunque ambienti naturali può andare incontro alle zecche, alle vipere, alle trombicole, quindi è molto importante soprattutto per i medici che stanno al pronto soccorso sapere quello che uno ha addosso, okay? E in questo caso questo medico ha fatto cosa? Oh, l'ha visto, sono trombicole, facile. Ha scritto pure, ha scritto io. comportamento. La trombicola A sta per autunnalis, qui c'è un errore perché la T va sempre scritta maiuscola, e diciamo perché il genere è sempre maiuscolo. Si può abbreviare la specie trombicola autunnalis. È molto veloce grazie alle lunghe zampe. Per raggiungere la zona cintura, partendo ovviamente a terra, ci impiega 15 minuti. Voglia, 15 minuti. Una volta che è sulla pelle impiega un'ora per cercare la zona ideale per mangiare, quindi gira, ma prima di trovare la zona ci mette un po' di tempo, circa un'ora. Non si accontenta magari di stare nelle zone più, diciamo, più ruvide, più spesse, ma vuole il tessuto fresco, giovane, facile da penetrare, ok? E anche si sente, perché non lo sento. Non lo sento. Quindi apposta quando si va a casa, un attimo, se uno ha frequentato posti dove potenzialmente ci sono queste trombicole, è da farsi comunque lasciare i panni in garage, no? E farsi una bella doccia alla fine di ogni escursione. Quella è la regola delle basi. Subito. Ma se uno sta fuori da 3 o 4 ore ci può essere già, quasi che ti abbia già il punto, però quelle che sono ancora attaccate, comunque con la doccia le butte elimini, quindi magari lo stiro stomacheggiante potrebbe dare qualche problemino, però dura un po' qualche giorno di meno. Dopo quelle,
No, quello viene espulso direttamente dall'organismo. Non c'è un qualcosa che lo facilita l'espulsione? No, no, l'organismo tende a espellerlo nel corso dei giorni, quindi non rimane niente. Dicevo, dalle strutture, cadono sia la zecca di questo... Sì, sì, cadono, però sarebbe il caso magari dagli magari in zone infestate una lavata, anche vestiti e pantaloni, e comunque io dico ma magari lasciarli in garage, oppure se uno va su a casa di metterli fuori dalla finestra, se è una sgullata lo lasci fuori, se non metti direttamente dentro, perché è facile pure, come ci diceva Gian Pietro Perri l'altra volta, socio nostro, che era andato a funghi, aveva portato i vestiti dentro casa, l'ha appoggiato sopra il letto di casa, e il giorno dopo la moglie è tutta piena delle punture e trombicola, si è preoccupata, dice ma dove si andava, che mi ha attaccato, con chi si andava, no? Tutto pieno, c'era trombicola, era portato sopra il letto, dentro il letto era andato a finire. Okay. A moglie tutto la no, palma con quelli fatto. Io lo porto a Mirella, sono molto attivi nel pomeriggio quando la temperatura è stabilmente calda, quindi se uno va ad erbe o a funghi la mattina presto generalmente sono meno attive. Sono molto più attive il pomeriggio quando c'è una bella temperatura della mattina del giorno, quindi il pomeriggio è sempre un po' più a rischio, infatti il pomeriggio. Però te non c'è problema, insomma, non c'è problema, che dopo lo tirare in causa. È a rischio, è a sera. Eh? Pomeriggio è a rischio. Pomeriggio è a rischio, però se ti non è mai a rischio. No, perché c'è la marina. No, ma non è, oltre a quello, non è a rischio. Adesso ti faccio vedere perché non è a rischio. Ah, vabbè. Se ti ci metto sempre come prezzemolo. Ecco, ti ci ho messo. Fatto bene. Manca il zanzare, gliela fa spedire. Allora, al momento che le ali sul terreno, non hanno le ali, non si attaccano le parti del corpo direttamente.